Apriamo parlando di Sanremo. Ah, sì. Primo perché Sanremo è Sanremo, secondo perché questa sera sono proprio tutti lì, tranne loro. Loro chi, Alessia Tarquinio? Tranne me, perché per ovvi motivi non mi hanno voluta, e tranne Ale Saba. Ciao ragazzi. Ciao Alessia, ciao, buonasera a tutti. Ma io non capisco perché non vi abbiano chiamato sul palco dell'Ariston, visto che voi avete fatto una sintesi perfetta, una canzone straordinaria, che svegliamo tra poco, che calzava proprio a pennello in questo periodo, vero ragazzi? Hai proprio ragione. Guarda, ti rispondo con la voce di Fabio Caressa, che sono qua con Beppe Bergomi, che vi volevo ricordare che loro due sono due grandi cantanti, ve li presentiamo. Sono Ale e Saba, che hanno fatto una canzone molto particolare. Hanno unito le loro due grandi passioni, che sono calcio e musica, e hanno creato questa canzone. Questa canzone che si intitola... Sì, Alessia, si intitola Vorrei incontrarti 100 fanti. Va bene, sentiamola, va, e vediamola. Vorrei incontrarti 100 fanti, un pensa il mondo 100 fanti. Ritroverò i tuoi brocchi neri fra milioni di brocchi neri, saranno meglio più di ieri. Ecco, due bravi ragazzi che si sono inventati questa... Dobbiamo farla seria però. Vorrei incontrarti 100 fanti di Ale e Saba. Il maestro Vessicchio non c'è, possiamo anche farne a meno, perché tanto la musica non è il forte delle vostre canzoni, come dire. No. Questo è un medley in realtà che racchiude, diciamo, in modo ironico, ho detto dementi, stavi accennando dementi, grazie, la storia della musica italiana, cambiando praticamente le parole originali del testo con i nomi dei calciatori. Ma io penso che in realtà anche, cioè, Ron, quando ha cantato la prima volta Vorrei incontrarti fra 100 anni, pensasse proprio a 100 fanti. Assolutamente sì. Così come credo Francesco Renga cosa pensasse quando cantò Angelo. Beh, credo Angelo, prenditi miura di Frey, Frey non sa vedere abidal di quello che dal. Certo che tu sei anche intonato, Beato. Sì, Robby, so che tu sei scioccata. Anch'io quando li ho sentiti oggi sono rimasta scioccata, perché voi peraltro siete anche due fratelli calciatori, giocate nella stessa squadra. Ebbene, esatto, sì. Quest'anno sì. Che ruolo? Io centrocampista. E io attaccante. Quindi avete unito le vostre due passioni, possiamo dire così? Esatto. Bene, che cosa vi aspettate da questa edizione del Festival di Sanremo? Ma di tutto! Ma che prendano anche la nostra canzone, chi lo sa? Ma dobbiamo dirlo a Conti, visto che è appassionato di sport, da quello che abbiamo capito, possiamo dirlo per l'anno prossimo e magari potete fare una bellissima sigla. Voi avete una pagina Facebook, sì, che possiamo ovviamente seguire, e anche una pagina YouTube, ho sbagliato messaggio? Canale YouTube, sì. Ale Saba, molto semplice. Siete anche diventati famosi quest'estate per una canzone dal titolo Nazionale... Una nazionale agghiacciante. Una nazionale agghiacciante, chissà perché. Con la voce di Antonio, tra virgolette, Conte, che è stato il condottiero di quest'estate con gli europei. Poi alla fine è andata in maniera agghiacciante, però è stata un'avventura, tra virgolette, meravigliosa. Io sentirei un altro estratto della vostra magnifica canzone, già che ci siamo, pompiamola. Cioè, sono giorni di Ma sì, ma dai, tanto cantano tutti, ormai cantano tutti, perché no, dai. Cantano tutti, cantate anche voi. Vediamo il secondo estratto, chissà quali giocatori ci citerete, chissà. Si può dare Giroud perché è destro di noi. Si può dare Giroud, pensa ad essere eroi. Uomo e pane monzon, lo sai bianchi tu. D'ora in poi è si può dare Giroud, cioè anche perché poi Giroud mi va via come il pane in questo periodo. Che squadra ti fate? Io Lazio. Io Parma, sì, è una cosa molto strana. Noi tra l'altro siamo cresciuti a Perugia, è una cosa molto unica che uno tifi Lazio e uno Parma, ma io quando ero piccolo almeno il Parma era una grande squadra, mi sono innamorato. Ma non ti devi giustificare. No, non mi giustifico, è un orgoglio, è un orgoglio. Tra l'altro stiamo anche risalendo, quindi sono molto felice.
Ecco perché hai citato Tare nella canzone. Beh, sì, non potevo non citarlo, assolutamente. Sei contento della Lazio in questo periodo? Sì, io... che dire, giochiamo anche un buon calcio, un'ottima squadra. Bene, è così. Dai, l'ultimo estratto, così almeno la vediamo tutta questa canzone e ci facciamo altre risate. Questo. Zola, colomba da canzona, fatti mandare dalla manna a prendere il latte. Latte! Devo dirti quante sose che ribaltano i due. Io mi sta Schirer dalla scuola insieme a Nicastro, con la mano dalla mano passeggiava con te. Tuttavia Francio so che sono veloso e se lo rivedo gli spaccherò il suso. Capite che conoscere giocatori e sapere di pallone vi può anche dare la possibilità di creare un posto di lavoro, perché voi avete un lavoro. Sì, diciamo che sì. Diciamo sì, passatempo lavoro, dai. Dove vi possiamo vedere e seguire? Vi potete seguire su TEF Channel, che è un canale, un'emittente regionale umbra, e la trasmissione si chiama Caffè Sport, tra l'altro va anche in onda sulla piattaforma Sky, canale 831. E poi abbiamo anche un canale YouTube abbiamo già detto adesso, non è che poi di caffè della trasmissione. Ah, ok, pensavo di Caffè sempre Sport. Al vostro. Visto che stasera lo farà anche Carlo Conti e farà cantare le persone, voi avete già cantato, qual è il vostro ricordo del festival di Sanremo? Se ne avete uno potete anche dire di no. Io Anna Falchi, quando ero piccolo, sono cresciuto col mito di Anna Falchi, non me la scordo. Ma perché è andata a Sanremo? Faceva la valletta? Faceva la valletta, ah. Sì. Poi vabbè, Belen, queste adesso, cioè, sono per i 2000, non lo sanno quello che abbiamo vissuto noi con Claudia Cole, con ben altre donne di un altro spessore. Sì, vedo che le canzoni sono sempre la cosa più importante. Certo, parliamo della canzone, giusto, no? Come hai sottolineato mio fratello. E tu invece che ricordo hai di... Ma anch'io. Anch'io ho questo ricordo. La canzone più bella che avete sentito a Sanremo? A Sanremo? Vorrei incontrarti fra cent'anni. È quella perché è rimasta. Fra cent'anni, sì. È bellissima. Io ricordo Mimmo Modugno. Ma anche un po' di entusiasmo. No, perché non bisogna spegnere un po' questo entusiasmo, perché... No, comunque volevo anche ricordare a tutti quanti che va bene che stasera c'è Sanremo, ma c'è anche Roma-Fiorentina, vero Spalletti? Io credo che questa sera andrò a dare da mangiare le galline di Cioni. Di Cioni è quello che abita vicino a casa mia a Certaldo e c'è bisogno che qualcuno governi con queste galline. Bene, quindi abbiamo già lo spirito anche giusto di Spalletti. Imita solo lui, tu le imitazioni non le fai. Io faccio più cantante. Tu sei più cantante. Io ho riso tanto sentendo soprattutto una parte del ritornello che non c'è, quindi saluterei tutti quanti con il ritornello che voi sapete già. Perché mi leggete nel pensiero? Vai. Ma così? Sì, vai. Shurlen, 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 in bilica. Anche perché sei uguale spiccicato al cantante. Ma sono bravissimi, i truccatori di Sky sono bravissimi perché... In realtà prima ero uguale a... Lo vedete così, ma in realtà non è così davvero. È più come te. Grazie mille, grazie Alessaba, grazie per averci regalato grazie questo sorriso. Grazie mille. La parola a te Alessia, l'ho sempre sognato. Di dirlo? Sì. E io invece avevo sempre sognato di dire benvenuti a Sanremo. E a te Roberta.